Pensate le relazioni con gli altri, come sono sempre limitate dal fatto che guardiamo l'altro solo con gli occhi che vedono fuori. Allora, se tu guardi l'altro solo con gli occhi che guardano fuori, tu vedi la mappa mentale dell'altro, che è poi la mappa che tu hai dentro, l'immagine che la tua mente si costruisce dell'altro. E l'altro ti va bene solo fin tanto che corrisponde a questa immagine mentale che tu ti sei fatto di lui o di lei. E poi però, quando viene fuori l'anima, quando viene fuori lo spirito, se non guardi con gli occhi che guardano dentro, non sei più capace di riconoscerlo. Continui a guardare solo con gli occhi esteriori e semplicemente ti dici: ah, non corrispondi più alle mie aspettative, non reagisci come io vorrei, non ti comporti come io vorrei, non fai quello che io vorrei, e cerchi di cambiarlo, e cerchi di cambiare il suo atteggiamento, il suo comportamento, e lì inneschi tutta una serie di eventi che sono disastrosi, perché producono sofferenza, lotta, conflitto, dolore, un casino che non finisce più. Se invece sei nel matrimonio mistico, allora sei in grado di vedere il daimon, lo spirito che accompagna l'altra persona, e di comprendere profondamente, comprendere, abbracciare questo spirito e sentire perché la tua anima deve stare in relazione con quest'altra anima, che non solo le menti hanno qualcosa da dirsi, ma anche le anime, l'ombra ha qualcosa da dirsi, ciò che è invisibile ha qualcosa da dirsi. Jung la chiamava l'ombra. Anche le due ombre devono unirsi e hanno qualcosa da dirsi e devono creare. Ma se tu guardi solo con gli occhi che vedono fuori, l'ombra non riesci a sentirla, non riesci a relazionarti all'ombra. E come fa questa civiltà? La giudichi negativamente, perché questa civiltà è la civiltà dell'apparenza, è la civiltà di solo ciò che è visibile agli occhi che guardano fuori è reale, tutto il resto non mi interessa, va rimosso. E allora in questa civiltà questo resto, tutto questo resto diventa negativo. Prima l'ombra viene rimossa, poi viene demonizzata. Questo è il processo che fa la civiltà. Prima rimuove e poi demonizza. Quindi, quando mi metto con te in società, in relazione, in matrimonio, quando stabilisco una relazione con qualcuno, quando le persone stabiliscono una relazione con qualcuno, generalmente stabiliscono la relazione solo con ciò che vedono con gli occhi che guardano fuori, con la loro immagine mentale della persona. L'ombra la rimuovono, l'invisibile lo rimuovono, e quando viene fuori lo demonizzano. Ah, ma sei proprio uno stronzo, ah, ma sei proprio una stronza. Prima si rimuove e poi si demonizza quando viene fuori. Chi è nel matrimonio mistico
non vive così. Chi è nel matrimonio mistico ha sempre questa attenzione profonda a ciò che è invisibile. E quando l'ombra si presenta, chi è nel matrimonio mistico ha fede e dice, bene, se adesso questo aspetto tremendo di te e della realtà mi si manifesta, io decido di esserne all'altezza. Io decido che ne sarò all'altezza. E non voglio cambiarlo, voglio trasformarlo, non mi sta bene, tu non devi essere così, le cose non devono andare in questo modo. Ma io devo essere all'altezza dell'evento che sta andando in questo modo. Ho fede nell'evento, non lo giudico, non gli dico sei sbagliato perché non corrispondi alle mie aspettative mentali. Ho fede nel fatto che l'evento sta andando così e decido di esserne all'altezza. E cosa fai? E cosa fai? Niente. La suprema condotta è assenza di sforzo. Smetti di compiere sforzi per cambiare l'evento, per trasformare l'altro. Semplicemente respiri. E l'evento si cambia da sé. E l'altro si trasforma da sé. Perché? Perché tu lo comprendi. L'altro è sempre uno specchio di ciò che tu sei. L'evento è sempre un aspetto di ciò, un riflesso di ciò che tu sei. E se tu comprendi l'altro, se tu ti ampli, se tu ti espandi fino a comprendere l'altro, a comprendere l'evento, ad abbracciarlo, l'altro si trasforma. L'evento si trasforma, ma perché tu ti trasformi? Perché tu ti fai più vasto? Questa è la suprema condotta, l'assenza di sforzo. Piantatela di sforzarvi, di lamentarvi, perché lamentarsi comporta una grande dispersione di energia. Ed è una dispersione inutile. Piantatela di sforzarvi di cambiare l'altro o di cambiare l'evento che non va come voi volete. Perché questo comporta una dispersione inutile di energia. Decidete di essere all'altezza dell'evento e dell'altro così come vi si presenta. Essere all'altezza vuol dire respirarlo, comprenderlo, includerlo, abbracciarlo, viverlo, semplicemente viverlo. Ok, visto che tu ti presenti, io ti vivo. Visto che tu ti presenti, io decido di essere all'altezza di viverti, di esperirti. Decido di essere all'altezza di fare la tua esperienza. L'evento che è identità, spirito, è un Dio, è una Dea. L'altro che è Daimon, che è anima, immediatamente ti risponde. Ah, ok. E nasce la magia.